Brutta battuta d'arresto casalinga per il Nicosia nella 19ª giornata del campionato di calcio di prima categoria. La squadra del presidente Livosa è stata superata in casa dalla Raffadali per 1-0. Linea verde per Mister Lombardo che schiera il Nicosia con la greca di Carlo Burrafato, Carlisi Emanuele Conticello, D'Amico Cacciato Spina, Castro Giovanni Di Stefano. Risponde per gli ospiti Mister Bordonaro che schiera il Raffadali con Milizia, Faigia, Gazziano, Giattà, Vella, Cuffaro, Lopresti, Salemi, Giarrizzo, Casalicchio, Giallò. Partita noiosa nel primo tempo, al 16esimo Lopresti lancia Giallò, ma il tiro dell'attaccante giallo-verde solo davanti al portiere sfiora la traversa. Due minuti dopo il Nicosia risponde con una punizione dal limite di Carlisi, ben parata da Milizia. E al 34esimo di Carlo, cross in aria, Milizia anticipa di pugno Castro Giovanni, interviene Spina, ma è ancora il portiere avversario a respingere il pallone. Nel secondo tempo, al 52esimo, Giallò in aria, Nicosiana crossa, ma Giattà non aggancia il pallone, intercettato ancora dai gialloverdi, ma il tiro termina fuori. 4 minuti dopo Giallò scambia con Giarrizzo, l'attaccante trova al limite dell'area il neo entrato Spina, il cui tiro termina di poco alto sopra la traversa. Al 60esimo il Nicosia parte in contropiede con Spina, il portiere avversario buca l'intervento, ma l'attaccante nicosiano solo in aria non ne approfitta e tira fuori. Al 65esimo errore difensivo del biancorosso Emanuele, ne approfitta Spina, ma il suo tiro dal limite è parato con i pugni dalla greca. Passa un minuto e ancora il Raffadali in avanti con Gazziano, il cui tiro cross in aria termina fuori. Al 70esimo ci prova Castro Giovanni da fuori area, il cui tiro però viene parato con difficoltà da Milizia. Al 75esimo arriva il gol del vantaggio dei Raffadali, Gabriel Spina si incunea sulla sinistra in area nicosiana, il primo tiro attraversa l'area piccola ed è preso di Giallò. L'attaccante cross in area, trova Salemi, il cui tiro viene intercettato di destra da Emanuele che anticipa anche il suo portiere. La palla però finisce sui piedi di Spina che con un destro preciso infila il pallone tra il palo ed il portiere. Nicosia tenta una timida reazione, l'81esimo con un cross in aria di Di Carlo, stacca bene Castro Giovanni ma il suo colpo di destra viene bloccato dal portiere avversario. All'89esimo ci prova Muraglia che scatta sulla fascia destra, entra in area, scarta con un dribbling prima Cuffaro e poi Vella, ma si allunga il pallone, preda del portiere Milizia. Prestazione in colore del Nicosia, di fronte a un avversario che ha atteso i padroni di casa ed ha saputo pungere al momento opportuno. Buona la prova del quindicenne nicosiano Gabriele D'Amico all'esordio, uscito tra gli applausi del pubblico di casa. Nona sconfitta stagionale per il Nicosia e terza sconfitta casalinga, la squadra biancorossa resta ferma a 22 punti all'ottavo posto in classifica. Pausa invernale per ricaricare le pile e rimettere a posto diverse situazioni prima del rush finale. Il Nicosia tornerà in campo il 1 marzo fuori casa contro la Barrese, squadra terz'ultima in classifica con 12 punti. All'andata il match terminò 3-2 per il Nicosia.